deciso di chiamare Elisa Bonaccini, che è un'esperta di museo partecipativo, perché è un tema molto attuale in questo periodo di cui si sente parlare tanto, soprattutto sul web, e che mira a creare una maggiore interazione con l'utenza, con i visitatori dei musei. Quindi fare in modo che i musei sempre più vengano visti come spazi da vivere quotidianamente e con cui interagire anche sul web. Quindi stimolare anche una maggiore presenza sul web delle strutture museali attraverso social media, attraverso l'uso di internet, quindi anche il lancio dei propri siti, attività che insomma servono in qualche modo a fidelizzare il pubblico e a stimolare poi una frequentazione fisica dello spazio museale. E quindi crediamo che la testimonianza di oggi possa essere molto utile per gli operatori museali, per chi lavora nelle soprintendenze, per i professionisti dei beni culturali. È servita parecchio, i lavoratori dal basso ci hanno permesso diciamo sia di ottenere nuovi stimoli, cioè di confrontarci con diversi professionisti che venivano da varie parti d'Italia, che ci hanno davvero hanno dato un contributo importante a, non solo a noi come gruppo, come società, ma appunto ad un gruppo più allargato di professionisti freelance, diciamo così, precari della cultura, che operano in tutto il territorio, in tutta la regione. Ci ha permesso quindi in qualche modo di anche metterci in rete e quindi per noi è sembrato uno strumento davvero utile, tant'è che quest'anno, con tematiche leggermente diverse ma sempre relative al professionismo dei beni culturali e ai musei, abbiamo anche con maggiore semplicità poi messo insieme il gruppo informale, perché abbiamo richiamato diversi professionisti con cui avevamo mantenuto i rapporti, relazioni, con cui sono nate idee progettuali, e quindi un'effettiva rete che si è creata, che ha voluto anche quest'anno provare a proporre due temi molto molto contemporanei in questo momento, molto importanti, che sono quindi sia il museo partecipativo sia lo storytelling che faremo, che sarà il prossimo incontro, proprio per in qualche modo mantenere un filo con quel laboratorio dal basso creato l'anno scorso.